Parliamo con Massimo Frassi, il nuovo direttore sportivo della Pergolettese. Allora, una nuova stagione dopo i 3 anni bellissimi ad Arfo, con quali stimoli? Sicuramente è un'esperienza che mi dà degli stimoli molto importanti, perché ritengo che comunque questa piazza in Serie D sia la piazza più importante. E sicuramente metterò del mio massimo impegno per riuscire a fare le cose migliori. E non sarà facile, perché sicuramente l'anno scorso loro hanno fatto un grosso campionato, però io metterò al massimo la mia esperienza che ho da direttore sportivo in questi anni. Sì, e soprattutto farò fruttare il feeling con il direttore generale Fogliazza. Ma guardi, con Fogliazza ci conosciamo da 15 anni. Prima di tutto vorrei ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità e che mi ha chiamato. Con lui c'è un'amicizia da tanti anni, è una persona che stimo moltissimo. La storia calcistica che lui ha avuto è una storia importante, e soprattutto una società, penso che l'anno di attività calcistica che ha fatto Fogliazza, non penso che ci siano altre società con tanti anni calcistici e di questa passione che noi abbiamo in comune. Il primo tassello da mettere ovviamente è quello dell'allenatore. C'è da parlare con De Paola, si fanno i nomi di Van del Prato, altri. Questo è il primo obiettivo innanzitutto. Noi abbiamo comunque ufficializzato il mio arrivo oggi e da domani cominceremo a lavorare. Sicuramente il primo tassello, me l'ha detto anche il direttore generale Cesare prima, che entro 48 ore decideremo. Ci sono questi 3-4 nomi e stamattina abbiamo parlato con uno, abbiamo parlato con De Paola venerdì e vedremo in questi giorni. Poi abbiamo parlato anche con Del Prato, in questi giorni comunque decideremo. Come tutte le società è giusto che comunque sul banco si parli sempre con 2 o 3 allenatori, perché poi dopo, secondo il progetto che anche loro hanno, noi prendiamo questa decisione. Quest'anno i playoff vinti, quindi l'anno prossimo ripetersi sarà difficile? Come ripeto, la Pergolettese ha fatto un grosso campionato, questo già va merito al gruppo che c'è. Partiremo sicuramente dal gruppo che c'era l'anno scorso, perché questo è importante. A me piace molto il concetto gruppo, perché poi sono convinto che alla fine ti dia qualche punto in più. E certo, ripetersi è difficile, però noi cercheremo di fare il meglio possibile.